Buonasera Andrea, buonasera agli spettatori di Onda TG. Eccoci con il primo appuntamento dell'aforisma per questo 2024. E si vede che passano gli anni perché manco pare mi ha riconosciuto. Buonasera Andrea, sto qua, sto. Ah, ma è che sta tu? Manco mi ci ho Ma visto. che te l'ho visto? Ma... Eppure non è che passo inosservato, io come lui per le motivazioni, per ovvi motivi. Potremmo dire anno nuovo, problemi Io vecchi. Questo è mantra ti da solo. facevo ancora in qualche cenone, in qualche veglione, facevo ancora impegnato E nei tu per farmi una festeggiamenti. dici, basta, no? E so che tu ti sei hai dato morto, te che è sparito dal. Io dici, ma che fine ha fatto che l'abbiamo alla polizia, ai carabinieri, la guardia? Perché dal 23 dicembre è sparito. Poi Mi abbiamo hanno capito, cercato giustamente, dappertutto. Provenza, non si è mosso. Mi E hanno deve tornare perché sta arrivando l'Epifania, perché è un altro. certo. Mi hanno cercato dappertutto, tranne che a casa dove sono stato. E allora queste qua. Quindi nelle mie belle libagioni, nelle mie pietanze, Allora, queste valore. ogni anno, che poi qualcuno dice se serve fortuna, non dovremmo dire anno con due N, ma ci fermiamo qui perché non si può scendere a tanto. Però, certo, voltare pagina è un po' riscrivere, no? Tanti capitoli. Allora, il primo aforisma dell'anno ha sempre un peso, sempre un valore. Come vogliamo dare un imprinting, per usare un sinonimo, non è che possiamo sempre dire le stesse a questa nuova Tu annata? mo ci cacciate un'altra parola agnosa, cacciate, no? Beh, a Io mo me. mi ammarra pure questa parola che stai, che mi dà là, lui? L'imprinting, cioè devi dare la linea, il taglio. Ho capito, ho capito. Beh, La guarda, linea, no, il taglio, vabbè. ti dico una cosa, allora, visto che siamo all'inizio dell'anno, l'anno in fin dei conti è iniziato da poche ore, da ieri, quindi. E tutti quanti all'inizio dell'anno c'è sempre il famoso dilemma di come sarà l'anno nuovo, cosa ci porterà, e speriamo che è meglio dell'anno vecchio, e speriamo di qua, Certo. e poi c'è E poi la gara. sfatiamo un altro mito, per me è meglio il Capodanno, meglio bilanci che bilance, perché su questo punto di vista, insomma, ci sarebbe un... Ma le bilance se l'hanno inventato, l'hanno mandato pure perché servono anche per vedere come è andato la chiusura C'è anche dell'anno, perché. l'oroscopo, quindi bilance, la vedremo, questo poi è un'altra sfera che però noi No, di sua meglio niente, la sono. proviamo. A Allora, vediamo... proposito di oroscopi, visto che c'è stata la gara in questi giorni, ci sta ancora tra i vari coloro che fanno le previsioni dell'anno nuovo, no? Succederà questo, succederà quello, Bravo, succederà quello. Quindi ognuno è convinto di sapere cosa porta bravo. Allora, l'anno con l'aforismo lo mettiamo nuovo. là, Oh, va. l'aforisma qual è? E mo' mi vai a spontare l'aforisma. Se dice Sulmona, se tutte si sapesse, niente succedesse, Lo cioè, sta tradotto, se tutto si sapesse, non succederebbe nulla. Perché? Ma se pare che se uno riuscisse a prevedere gli eventi, farebbe in modo che determinati eventi non Oppure accadrebbero, si fa trovare in quel no? O momento, si fa senza trovare noi, no, magari. preparato per determinati eventi. Quindi, sul fatto che dice l'anno nuovo porta questo, porta quello, porta quello, è un modo per ingannare le attese. È un modo anche per dare spazio alla speranza, sempre in un anno migliore. Però quello che ci porterà l'anno nuovo, non sa solamente un quadraterno, non sa solamente la sorte, il destino. Noi lo viviamo, ci adeguiamo per quello che sarà. Quindi magari uno riuscisse a prevedere le cose, e te pare che facesse capitare solamente le cose belle, farei in modo che a me, alle persone a me care, alle persone a me simpatiche, accadrebbero solamente degli eventi buoni, degli eventi. Come si deve, insomma, quindi allora ecco qua, se tutto si sapesse, è come quando tanta gente mi dice, anche pure nella vita, nel vissuto quotidiano, no? Ma pure qua successe che, ma non ci potevo pensare che poteva capitare a te, ma quell'altro non ci potevo pensare che poteva succedere Vabbè, poi dopo, questo. sai, dopo è facile dire, Con il senno purtroppo. di poi è tutto facile, no? Certo, alcuni come abbiamo iniziato l'anno proprio col botto, questo ragazzo di Pacentro che adesso purtroppo prenderà la mano, poi dice non ci poteva. A volte un po' legato alla fatalità, un po' di prudenza in alcuni casi ci vorrebbe. Anche perché Però non è che un anno, si dice, è un po' come gli uomini lo faranno, dipende da noi, no? Se l'anno va questo bene lo o va male. diceva Gianni Rodani in una filastrocca che io ci facevo vedere studiare alle elementari, e c'era proprio un passaggio del genere. Oh, non mi ricordo bene perché sono passati parecchi anni da quando ho fatto le elementari, ma Gianni Rodani, che sai che scriveva le favolette, le filastrocche per i bambini, no? Era molto, Sì, lui l'abbiamo era un ripresa maestro, qua. e quindi scriveva queste cose simpatiche. E diceva, l'anno nuovo come sarà? Sarà come gli uomini lo faranno.
Perché in fin dei conti è vero che c'è un destino, c'è una casualità, però molti eventi dipendono da quello che decidono gli uomini. C'era poi un altro che diceva: non contare le cose che fai, ma fai le cose che contano. Che contano. Questo potrebbe essere un assioma per il 2024 sereno che vogliamo augurare a chi. Questo è sempre una di quelle esortazioni alle persone che invece di stare a dire io ho fatto questo, ho fatto quello, sai quelli che fanno i bilanci, le elenche delle cose che fanno. No, non sta a fare le elenche delle cose come dici tu, fai le cose che contano, fai le in silenzio possibilmente, fate delle cose belle per il prossimo, per voi stessi, per i vostri familiari, fate delle belle azioni, abbiate delle buone iniziative, ma cose che hanno poi dei risultati concreti, non tanto per fare numero, per dire le statistiche, lasciamole a quelli che devono Io penso che abbiamo recuperato, perché i rossi sul calendario sono coincisi, qua, ecco, il 26 era martedì, e quindi perciò tutti questa ricerca a tappeto di Carlo Di Ruscio, non solo ve l'abbiamo riportato, ma abbiamo dato tre aforismi con un abbiamo recuperato abbondantemente. Diciamo che il mese prossimo torniamo tu parli dei rossi sul calendario, ma sai che sto vedendo ultimamente dai calendari dove Luci in gestacchio hanno visto le pene di colore verde che erano colore giallo. Allora ho avuto modo di vedere dei calendari anche simpatici, spiritosi, però dove il rosso non esiste più, sembra rosso, per cui nella nostra mentalità è rimasto il festivo rosso a sottolineare appunto il giorno di riposo però nei calendari moderni, se trovavano dei chiesti pubblicitari che fanno poco, hanno sostituito i vari giorni, il sabato l'hanno messo di un colore, la domenica il festivo l'hanno messo verde, che bisogna essere plurali, diciamo il colore diverso della settimana. Pensiamo a chi purtroppo i giorni sono tutti neri, perché anche i rossi non è un momento facile, quindi questo è appunto, diciamo, il calendario segue una trafila, poi la vita. Allora, guardare un promemoria ti serve per dire che dal tale giorno a tale giorno sono i giorni feriali, quell'altro è un giorno in teoria di festa, di riposo. Però ogni persona c'è il suo calendario personale. Perché la persona. Per esempio, a te nell'estate feste sono 25, 26, ma è stato il 27, 28, 29, oggi, domani. Allora, se ti devo dire la mia, io mi sono fatto con l'influenza dal 23 di dicembre al 28, 29, quindi per me io non uscito, non c'era stato per niente. Sono stato in rosso perché sono stato là con i virus addosso, quindi. Però, per dire così, per sdrammatizzare, ma dicendo seriamente, chi ha dei problemi, chi non sta bene, chi sta recuperato, eccetera, ogni giorno è uguale a un altro. Chi l'ha passato nelle strutture. Chi l'ha passato nelle strutture, chi ha lavorato, chi si è sacrificato, che non tutti vivono le festività nella felicità. Ci sta anche tanta gente che perché è stata licenziata negli ultimi giorni, perché magari ha avuto anche quelle famiglie dove stanno metabolizzando un dolore, e nel momento del tepore domestico ogni vuoto è più palpabile. Certo, anche perché parliamoci chiaro, nelle famiglie dove si verifica un lutto a cavallo delle festività, purtroppo quel rosso non sarà mai più rosso per gli anni a venire. Cioè, ogni anno quando arriva la festività, arriva il Natale, arriva quella festività che ricorda il brutto evento, automaticamente in determinate persone quella festa sarà una giornata triste. Certo, sarà una giornata triste. Quindi il fatto delle abbracciamo virtualmente tutti, insomma, queste persone appunto, che dall'altra parte. Noi oggi stiamo qua, io e te facciamo l'augurio a tutti, perché gli auguri si possono ancora fare perché siamo all'inizio. Facciamo l'augurio a tutti. Non scappano gli auguri. Questo 2024 sia un anno portatore di, io dico, delle 3S, della salute innanzitutto, della serenità come secondo, se poi ci avanza anche una poco di soldi, se poi ci avanza come terza S. Ci ha levato alla fine, ha invertito, però, ognuno gli dà l'ordine che ognuno vuole, ognuno può dare una scala di valori. Nel mio ordine, prima la salute, perché se c'è la salute puoi fare tutto il resto, se non c'è la salute tutto il resto ti serve a niente. Salute e serenità vuol dire che stai tranquillo. Come te lo faccio l'aforismo? Diceva salute e sanità, c'è ricco e nessuno ne sa.
cioè che tu quello che te sono pure gli aforismi, no? Li abbia passati quello che te, no, te la correggio, che tu sta passando con tutti chi la persona corregge. Quello che te la salute e sanità è ricca e non lo sa. Ripetita Juve per guarda. Zia Lucia e per nonna è quello è tutto uguale. I soldi. Non una cosa non mi è chiara, ma dobbiamo fare anche il Capodanno 2025 e ci possiamo salutare. Perché boh, insomma, a un certo orario la gente dice, vabbè, l'ho fatta l'aforisma, mo cani canato, no? Anno nuovo. Problemi vecchi. Anno nuovo, fretta vecchia. Ah, no. Tu, fruttolusi iva fino a 3 giorni fa e fruttolusi ce ne passano piano giù. Tu devi stare sereno. La vita ti deve scorrere addosso tranquillamente, non devi correre. Tranquillo. L'aforismo è un momento di relax. Sì, vabbè, però non è che svolto con me. È come il tuo DG. Il tuo DG. Non è relax, va, vedete com'è. C'è una ma il tuo DG, uno quando sono... ma se tu mi dici lo dici... Pure già, uno dice, vabbè, finito il tuo giornale, te la supporto a te. Sta fino alla profana qua, mi sembra un pochino. No, ma tu lo sai che tanta gente mi sopporta a bevole, anzi non vedo l'ora che finisce il telegiornale, cioè, ma non vuole dai a curto sul telegiornale, a me che esce carla, piena sabbatica, e ci vedevo un bel aforismo come si deve, bene ci regala sempre la bocca, questo Andrea sempre dice cose brutte, è quello che si è fatto male, è quello che si è successo, è quello che sta. Ma che si manda la casa della dicena, per cui è smentito dai fatti. Però io, questo è un bel momento, per cui innanzitutto per. Come dire, stendere a ritorni, no? Cioè, l'aforismo serve a questo. Oltre a queste perle, perché poi... E ti rispondo a una domanda che hai fatto prima che abbiamo sorvolato. Mi era venuto in mente. E capito, che la coccia un po' come assist, e l'aforismo si riparà tutti i martedì, a ripartire da... Ma certo, tutti i martedì. Per la vostra gioia! Per la vostra gioia! Per la nostra, va, se no questa... Allora, a questo punto direi che possiamo chiudere, grazie a Carlo Di Ruscio che ci ha fatto questa sorpresa questa sera di tornare in carne ed ossa per inaugurare questo 2023. Più carne o più ossa? Beh, voglio dire, dobbiamo, lo lasciamo dire. Dillo, perché tu se non lo dici stai male, di, fa la battuta, ah. Tu se non fa la battuta sulla mia... Già l'ho fatta, già l'ho fatta. Di la parola. Carne. Però io ti dico sempre, se tu ti ci impegni con di pasta, ti ci impegni con delle belle pietanze, anche tu potrai aspirare a diventare come me. Se ti ci impegni pure tu puoi rivedere. Ci ha fatto tanto per questa bella costituzione. E tant'è che dici, no, l'ho sparito Carlo Di Luce, Fred. Non vederlo è un pochino... Ma perché tu sei rimasto in tassa dal 23 E sono fatto come lupollo, tu gli dai la luce accesa e poi il becco di continuo. Io mi sono appicciato la luce e sono mangiato di continuo. Bene, sì. Giustamente, sì. Poi ci devo andare. No, mi sono dovuto pure rafforzare contro i virus, d'altronde è stata una guerra imbari, perché loro erano tanti invisibili, mi hanno attaccato come hanno meglio potuto. Io ero da solo, mi sono dovuto fede. Il segreto è sempre lo sciuparsi, e infatti l'abbiamo osservato pedissequamente. Ecco, come dici tu, come abbiamo ripetuto. Allora, al di là di tutto, tanti auguri, buon anno a tutti. Il primo aforisma è sempre insieme, gli altri se la vede, perché questo quello mi sta sembrando. Non è che lo posso sottolineare. A proposito, una precisazione. Per chi ancora non conosce Andrea, perché qualche amico mio è di fuori, ma quando saluti sempre Andrea, chi è? Lui è Andrea Salvatore. Lo dico a Salvatore Gemino, mio collega, lui è Andrea, che mi ha detto, ma di chi è? Salute? È Andrea, eccolo qua, il giornalista che fa il telegiornale prima del mio aforismo. Lui mi dice, vabbè, questi sono i colleghi che la vedono su YouTube, non la sa, però insomma, voglio dire, pure precisare, do anche un colpo. Tu pensi che io alla coda del telegiornale dice l'aforismo di Carlo Di Ruscio, tutto le... effettivamente, però ci si compensa. Vedi, io per tanti volte, io ogni volta per farti un video mi tocca darti 50 euro la volta per farti dire l'aforismo di Carlo Di Ruscio, mi farti dire l'aforismo, penso no, un po'. Salute al primo posto, poi la terza S e all'ultimo. Ce ne sarebbe anche una quarta, però. Ma la vedo difficile, insomma. Comunque, va bene, no, siamo in fascia protetta. Era la speranza, che mi capite dopo. La speranza. Era la speranza. Che ci capite. La speranza che finisce subito. Grazie, buon anno a tutti. Questa sera è stato un aforisma diverso, ma auguri a tutti. Grazie, auguri. Salve, arrivederci.